modello animale più classico per andare a vedere queste cose è il modello detto della dance discrimination. In questo modello l'animale, tendenzialmente è un roditore, è in grado di dire se sente o non sente l'effetto di una sostanza. L'animale viene addestrato prima a premere la leva di sinistra per ottenere cibo quando gli è stata somministrata acqua. In un secondo momento gli viene somministrata una sostanza e gli viene detto di andare a cercare cibo sull'altra leva. L'ultimo giorno gli si dà una sostanza X e si va a vedere su quale leva lui va a prendere. Se lui sente l'effetto della sostanza, se lui riconosce che la sostanza che gli hai dato quel giorno è la stessa che gli avevi dato il giorno prima, lui andrà nella leva della sostanza, quindi la leva destra. Se lui non sentirà l'effetto, andrà sulla leva sinistra. Questo fa sì che in diverse condizioni si può andare a vedere se una stessa dose di sostanza è in grado di essere riconosciuta dall'animale o meno. E questi sono stati i primi studi che hanno fatto. Hanno dato degli antagonisti, quindi delle sostanze che bloccavano la serotonina, il recettore della serotonina, ed è stato visto se l'azione dell'LSD veniva sentita lo stesso o no. E la risposta è stata no, l'animale non è più in grado di dirlo. Per cui una volta che sono stati bloccati quei recettori, l'animale non percepisce più gli effetti. E questo è stato il motivo per cui quello che è stato ipotizzato alla fine è che il sistema maggiormente interessato negli effetti allucinogeni fosse proprio quello serotoninergico. Con poi dei bloccanti specifici si è andato anche a vedere qual è la sottotipo recettoriale che va ad attivare. Poi si è chiesto, va bene, ma allora una volta che è attivato il recettore, che cosa fa la molecola? Dove sta l'azione? Anche in questo caso sono state fatte numerosi studi, questi sono arrivati molti anni dopo perché erano invece degli studi sì molecolari e quindi fatti attraverso metodologie biochimiche, ed è stato visto che avevano tutta una serie di segnali intracellulari. La domanda però è stata, in realtà le sostanze psicoattive e non differiscono nella loro attività nella loro capacità di attivare il sistema. Quindi un farmaco psicoattivo o un farmaco non psicoattivo attivano comunque queste zone. E questo in realtà è lo stato dell'arte adesso, cioè quello che si sono detti è ok, noi siamo sicuri che attivino questi segnali, ma non sappiamo perché le altre sostanze ugualmente lo facciano e non producano però effetti psichedelici. E quindi questo è ancora sicuramente uno dei punti che va messo in chiaro. Ultima cosa, la localizzazione recettoriale. Localizzazione recettoriale l'hanno fatto innanzitutto con una marcatura, quindi hanno dato la sostanza marcata e hanno visto dove andava a posizionarsi. Poi con studi sempre più specifici, hanno usato la PET, usano adesso la risonanza magnetica. Quello che hanno visto è che i punti maggiormente interessati da questa sostanza sono le cellule della corteccia e le cellule talamiche principalmente. Vedendo in realtà poi che però gli effetti andavano tutti quanti a finire a livello corticale. E questo non deve così stupire in realtà, perché poi la corteccia, sicuramente il talamo è la parte che si occupa un po' più dell'aspetto sensoriale e dell'aspetto emotivo, ma indubbiamente la corteccia è quella che ha poi il comportamento, dà poi i segnali, diciamo così, di presa di coscienza di quello che ci accade. Questo è il motivo per cui va ad agire sul sistema visivo, sul sistema uditivo, va ad agire su tutte le percezioni che noi abbiamo. Addirittura degli studi, lo dicevo prima, non so con chi, non me lo ricordo, sulle allucinazioni, hanno fatto questi studi su allucinazioni indotte dall'LSD su pazienti ciechi. E questo ha consentito, i pazienti ciechi avevano delle allucinazioni. E questo è stato quello che ha consentito di dire che le allucinazioni non stavano a livello periferico, quindi non erano una questione dell'occhio, ma era una questione del cervello. L'occhio può non vedere niente e il cervello comunque vedersi questa immagine. In realtà basta, nel senso che il punto che volevo un po' mettere in chiaro era questo, del fatto che la scienza va molto a tentoni in realtà nel fare questo. L'unica cosa che può fare è provare a seguire tutte le vie. Ha molte poche risposte e non bisogna né demonizzarla, credo, ma neanche pretendere che abbia le risposte che sentiamo, ecco, soprattutto poi quando si parla di esperienza personale, di esperienza individuale, è una cosa che la scienza non ha ancora minimamente idea, non solo di come indagarlo, ma neanche se si possa indagare. E questo poi forse è anche la parte credo bella un po', no? Dell'esperienza. Grazie.
rispondere alla domanda che mi ha fatto lei, perché era molto bella, che diceva qual è l'interesse accademico nello studio di queste cose. E è molteplice, l'interesse accademico, se lo parliamo in termini di fondi che arrivano, sono pochi e sono tendenzialmente quelli ad esempio del Ministero Antidroga. Quello finanzia abbastanza la ricerca in questo ambito, la ricerca. Cosa, scusate? Il Ministero del Microfono, di Droga. Magari. Ok, quindi niente, l'interesse economico è maggiormente dal Ministero della Politica Antidroga, che è quello che finanzia la maggior parte degli studi. L'interesse invece di curiosità scientifica è molteplice. In un primo luogo sicuramente che riuscire a capire qualche cosa degli stati alterati di coscienza riesce a dare qualche informazione anche sugli stati non alterati di coscienza. Quindi quello che si pensa è, se si riesce a capire dove agiscono, si riesce probabilmente a capire da dove parte il pensiero, dove sta la coscienza, dove sta questo. E dall'altra parte sicuramente anche l'analogia di alcune patologie. Sappiamo che l'LSD ha questi comportamenti simili schizofrenici, simili psicotici, per cui spesso queste sostanze vengono studiate proprio per ampliare la conoscenza invece di patologie correlate. Quindi c'è una maggioranza di... c'è una spinta più con un intento repressivo, sì, e, sì, di indagine invece costruttiva c'è poco, mi stai dicendo? Abbastanza poco, considero che i laboratori sono molto pochi che fanno questo, sono in Italia... Ma qui parliamo dell'Italia? Uno, due, in Milano ce ne sono un perché paio. So che ci sono dei corsi di ricerca o dei... corsi post laurea di approfondimento anche in Belgio o paesi nordici in cui indagano su tutti gli effetti in senso proprio di indagine e ricerca. Non sapevo niente, sicuro in Italia c'è un aspetto molto più aggressivo, sì. Spesso parlano addirittura di dati modificati o dati insomma sovrainterpretati per andare verso un non si deve fare, non si deve usare. È stata fatta intorno all'MDMA che dicevano che questi erano i risultati sugli uomini, in realtà erano solo sui topi. Sì, 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 sì. Quindi ma anche malinterpretazioni. Assolutamente, sì. Grazie Marianna. Grazie.